Di Pasquetta a tutti gli amici ascoltatori, a tutte le amiche ascoltatrici ben interconnessi a www.staffradio.it dal direttore Stefano Tini. Allora, oggi è il primo programma della settimana, Formula 1 Race con Basilio Villari. D'altronde questa mattina avevamo postato sul gruppo Facebook Staff Radio la notizia che saremmo andati in onda io e Basilio Villari per parlarvi di questo strepitoso successo della Ferrari in Bahrain, terzo gran premio del mondiale di Formula 1 stagione 2017 e è la seconda vittoria di Sebastian Vettel. Ma diamo subito il caloroso buongiorno, buon pomeriggio a Basilio Villari, protagonista della trasmissione. Ciao Basilio! Stefano, buongiorno a te e un saluto a tutti gli ascoltatori dello Staff, ritorno al passato, buongiorno a tutti. Opinionista Ferrari... Grazie Basilio, a nome di tutti gli ascoltatori ai quali mandiamo un abbraccio caloroso. Senti Basilio, allora, dicevo, Basilio Villari, opinionista, esperto di Formula 1, soprattutto di Ferrari, e autore del libro Rosso Vivo, del quale inizia a parlarci. Il libro, come abbiamo già ribadito altre volte nelle puntate precedenti, Rosso Vivo di Basilio Villari, editore Absolutely Free, editore di Daniele Attolini. Tutta la Ferrari in numeri, tutto statistica. Vittorie, pole position, giri veloci e quant'altro, tutti i gran premi della Ferrari dal 50 al 2015, tutti i piloti che hanno corso con la Ferrari, anche quelli che hanno disputato un solo gran premio, sono citati in questo libro, e l'ultima parte è dedicata alle specifiche tecniche delle vetture che hanno conquistato i titoli mondiali della Ferrari. Bene, quindi un gran libro da acquistare assolutamente. Basilio, 25 euro in libreria. 25 euro nelle migliori... Sono nelle migliori librerie d'Italia. Allora, iniziamo a parlare... Stefano, scusa un attimo, prima di iniziare a parlare di Ferrari e di Formula 1, un abbraccio a Antonio Gairoli, che è il vicecampione del Trentino, Monocross. Sì, infatti, ha vinto... Ha rimonta in seconda manche dalla quindicesima alla seconda posizione, che lo permette di vincere il Gran Premio. Ne avremmo parlato con Cesidio Boccia, però insomma questa mattina ci siamo messi d'accordo che non saremmo andati in onda, anche perché lui stava visitando un luogo sacro e allora non c'era la possibilità di fare la diretta. Lo faremo la prossima settimana, il prossimo lunedì, con Cesidio Boccia, il lotto di Ferrari, ma soprattutto Staff Motori. Parleremo chiaramente di motocross. Basilio Villari ha fatto i complimenti ad Antonio Cairoli, che ora è praticamente a 18 punti da Team Geyser, che comunque ieri è arrivato una volta terzo e una volta primo, quindi insomma ha rosicchiato soltanto 2 punti al campione del mondo della MXGP. Andiamo adesso invece a parlare di Formula 1, terzo gran premio, quello del Bahrain. Allora, le cose che più ti hanno impressionato, che ti hanno destato... una certa impressione nel Gran Premio di ieri, vittoria di Sebastian Vettel, cosa però, ecco, ci vuoi raccontare? Cos'è che ti è piaciuto? Cosa non ti è piaciuto? Perché per esempio, e poi io ti dirò cosa non mi è piaciuto da parte della Ferrari, perché secondo me hanno fatto un grandissimo errore, non messo in risalto, anche perché c'è stata la vittoria di Vettel, però hanno commesso un grandissimo errore che secondo me è valso il terzo gradino del podio, ne parleremo più tardi. Però prima una tua opinione, Basilio, su tutto il Gran Premio, quello che devi dire, vai a fiume a ruota libera, sì, a ruota libera, vai. Allora, Stefano, una vittoria indiscutibile, non ci sono aggettivi per qualificare questa vittoria di Vettel. Una Ferrari veramente in gara, parliamo soltanto in gara, veramente eccezionale, non c'è niente. La Ferrari attualmente è forte, fortissima, però purtroppo ci sono
devo dire anche per la parte negativa, delle pecche. La prima, dobbiamo assolutamente, per forza, migliorare in qualifica. Non si può partire sempre dietro. E fortunatamente, diciamo, ieri il terzo riunione della partenza è stato forse meglio del secondo posto, in quanto è partito dal lato più pulito, che gli ha permesso di scavalcare in partenza Hamilton. E già quella è stata una mossa valida al fine della vittoria. Bisogna migliorare in velocità. Manca qualcosa nella velocità di punta. Le Mercedes ieri erano fortissime nel suo terreno, come infatti anche col DRS Vettel non riusciva a sorpassare Bottas. Comunque una Ferrari fortissima sul passo gara attualmente è sulla la Mercedes. Anche se poi Hamilton ci ha fatto vedere negli ultimi 13-14 giri un passo gara impressionante, anche se rispetto a Vettel. C'è da dire che vedendola da reanzi, dal di fuori, è stato uno stillicidio perché non si capiva se Vettel poteva rispondere. Comunque secondo... Beh, calcola Basilio che negli ultimi 3-4 giri è sceso sotto l'1.34, 1.33.8, 1.33.9, quindi evidentemente Vettel comunque ha risparmiato un po' gli pneumatici, ha fatto bene. Però sai che vedendo dal di fuori, non stando in macchina con lui, e non sai se più di quello non può dare, allora ci sono stati dei momenti in cui Hamilton ha recuperato pure un secondo e mezzo. È stato pure il problema del doppiaggio, che al solito purtroppo la Ferrari sempre fatta apposta, trova sempre i doppiaggi nel misto, invece Hamilton la sta tenendo sul rettilineo e ha avuto questo vantaggio. Però sai, stando dal di fuori, vedendo la gara, poi non è che dice mancano 15 giri, cioè 20 secondi e recupera un decimo del decimo. In alcuni giri ha recuperato oltre un secondo e mezzo, effettivamente è stato un po' palpitante. Però sicuramente al 100% Vettel non ha portato più di tanto, soprattutto per sbagliare gomme e freni, visto che il circuito del Bahrain è molto probante per prova molti freni. Sì, ricordiamo, insomma, poi la Ferrari in frenata si avvicinava tantissimo. La Ferrari indiscutibile. In frenata è fortissimo. Ha attaccato 5-6 metri dopo di Hamilton. Sì, vero. Ha superato l'ha vinto mezza gara Vettel ieri con questo. E l'altra mezza l'hanno vinta i box quando hanno deciso di far rientrare Vettel anticipatamente ai box dopo 10 giri perché per soluzione possibile per cercare di passare davanti a Bottas. E cioè non c'è la soluzione, non riesce a passare, l'unica è stata anticipare la sosta che poi stava succedendo come in Cina, vanificata la seconda gara. Fortunatamente non è successo. Per fortuna no, bravi dunque i tecnici di Maranello, gli ingegneri sì, quello della strategia, insomma, che credo sia Maurizio arriva bene, bravissimo a fare rientrare Vettel subito, perché Vettel era incollato a Bottas ma non riusciva a superarlo. Bottas girava su 1.37 passa, e mentre invece da dietro, insomma, anche Raikkonen, che era partito settimo, addirittura superato da Massa, stava girando 1.36 e mezzo, quindi gli altri dietro prendevano 6-7 decimi e riuscivano a recuperare 6-7 decimi, certo. Su Bottas credo che Bottas ha fatto un po' gioco di squadra, ma io non credo, forse voleva andare un po' più veloce, però ha cercato sempre di tenere dietro Vettel e non staccarsi troppo da Hamilton per non portarsi appresso Vettel e avere un vantaggio Vettel su Hamilton considerevole. Ecco, se forse è stato pure un po' un gioco di squadra di fatto bene, benissimo da Bottas, credo, è una mia idea, che faccio da tappo un po' quasi apposta per non scappare e non, per non fare un distacco maggiore tra Vettel e Hamilton. Poi Hamilton ha fatto quello che ha fatto in pit lane, ma è stato penalizzato e se ne ha tutte le responsabilità e fino alla storia. Sì, quello ha fatto, insomma, ha fatto una cavolata incredibile, una manovra che non si fa. Una manovra stupida e l'ha pagata giustamente secondo me 5 secondi sono pure pochi per Hamilton, che poi alla fine ha ammesso candidamente di aver fatto l'errore, scherzandoci su, dicendo sto diventando vecchio. Ho capito, però insomma certe cose non si fanno. Lui evidentemente in questo modo voleva far sì che Bottas facesse il suo pit stop e che lui non perdesse la posizione su Ricciardo, posizione che poi lui voleva entrare in piazzola con già Bottas andato via, ecco. E va bene, tempo, però
E per un paio di volte Ricciardo ha dovuto frenare per non tamponare Hamilton, quindi giusta. E poi la posizione sul Ricciardo l'ha perso uguale, perché poi c'è stato pure problema con la vittoria anteriore sinistra, e poi ha recuperato subito, però aveva perso la posizione. Certo. Anche e... però la lista della Ferrari, mi tocca dirlo, purtroppo era il Collins. No, io non sono d'accordo invece. Io non sono d'accordo, perché credo che l'errore grosso, ed è quello che ti stavo dicendo all'inizio della trasmissione, è che l'errore l'abbia fatto il box e non la Raikkonen. Perché Bottas è rientrato, ha fatto il proprio cambio. Ricordiamo che insomma super soft e poi Bottas ha messo le soft. Raikkonen è stessa strategia, super soft e poi le soft. Ma ha messo le soft ben 5 giri dopo Bottas, e in quei 5 giri dopo Bottas, perché ricordate che insomma che a un certo punto Raikkonen era diventato secondo alle spalle di Hamilton, con Hamilton e Raikkonen comunque che dovevano cambiare praticamente gli pneumatici, Bottas è entrato, dopo due giri di Bottas è rientrato anche Vettel, ha messo le soft, ma hanno aspettato ben 5 giri per far rientrare Raikkonen, che nel frattempo è stato superato da Vettel, che gli ha preso 7-8 secondi in un paio di giri praticamente. Quindi Raikkonen, in quel frangente, con le super soft fuori 5 giri in più rispetto a Bottas, ha perso quei 7-8 secondi rispetto al finlandese della Mercedes, che non gli hanno permesso di giocarsi il podio proprio con Bottas. E questo è stato un errore clamoroso, che adesso passa in secondo piano perché la Ferrari ha vinto. E quindi, quindi tutti a parlare di grande Ferrari perché Vettel è arrivato primo. Però questo è un errore clamoroso da matita rossa che non si può fare. Hai perso il podio per questo errore clamoroso. Cioè Bottas rientra, vedi che recupera a Raikkonen e allo stesso Vettel che era fuori 2 secondi a giro. Mi sta bene che dopo 2 giri fa rientrare Vettel, ma tu il giro dopo che hai fatto rientrare Vettel devi far rientrare anche Raikkonen. E invece hanno aspettato altri 3 giri. E questa è una cosa clamorosa, Basilio. Questo è un errore clamoroso del box Ferrari. Ripeto, però, nessuno ne ha parlato perché Vettel ha vinto. Ma tu arrivavi terzo... Quello che condanno, diciamo condanno perché forse è una rotta, su Raikkonen... Certe volte sembra che è molto apatico, cioè ha già messo 12 giri a superare Massa. Ho capito, Massa sappiamo che il rettilineo... Sì. No, per carità, non voglio giustificare, non è nemmeno una condanna. Basilio, però sappiamo pure, allora lui ha perso la posizione all'inizio di Verstappen e ci può pure stare, tant'è che Verstappen ha superato pure Ricciardo e ci può stare, perfetto. Bottas l'ha superato perché lui è stato costretto ad una frenata mentre stava infilando, credo, la Red Bull di Ricciardo, e quindi Bottas all'esterno l'ha superato perché lì Massa l'ha superato. Sappiamo tutti che con le gomme buone, perché poi chiaramente a Massa le gomme si sono un po' deteriorate, quindi la Ferrari di Raikkonen è riuscita a superare Massa, con le gomme buone... La Williams non è malvagia, c'ha una velocità, ricordiamo che c'ha un motore Mercedes la Williams, quindi è difficile da superare. Raikkonen ha superato Massa dopo 10 giri, però poi grazie a Bottas che stava rallentando Vettel, Hamilton, Verstappen e Ricciardo, Raikkonen si era riportato a 3 secondi e mezzo dal primo, quindi Raikkonen era in gara. Raikkonen era tornato in gara, capito? Allora l'errore grosso lo fai. Non so come dire, non come spiegarmi, non lei che lo contando, però certe volte vedo un Raikkonen molto o si demoralizza o c'ha dei problemi psicologici veramente. Lo vedo che non riesce a. Cioè, un pilota, anche per esempio Ricciardo, completamente nullo. Sì, ma nullo, ma sappiamo tutti che la Red Bull all'inizio parte sparata, poi alla fine sul passo gara la Red Bull. Battaglia, e invece Raikkonen lo vedo molto, è una persona
ma non lo so, sarà una questione psicologica, sarà il fatto che Marchionne la settimana scorsa, dopo il secondo Gran Premio, l'ha massacrato, anche se poi sei un pilota dovresti essere forte di testa, perché i piloti devono essere forti di testa. Io però ripeto, allora, io... Lui alla seconda gara ha detto chiaramente che aveva dei problemi e quindi non poteva avere un ritmo altissimo, problemi di sovrasterzo, sottosterzo. Ieri anche ha avuto dei problemi. Sì, ma io lì te l'ho detto, lì secondo me deve essere la squadra decisa. Raikkonen devi far passare Vettel, perché se la squadra non ti dice niente, tu chiaramente stai lì. Come ieri la Mercedes a un certo punto ha detto Bottas, ti devi togliere perché devi far passare Hamilton. Poi Bottas a fine gara ha detto, è un po' umiliante sentire dal bot, però insomma che cosa vuoi, il primo anno con la Mercedes è chiaro che il primo pilota... e Hamilton, secondo me una dichiarazione simile Bottas non la doveva neanche fare. Ho capito, ma sai che si è posto, sta pure contornato, se fa una stupidaggine la sanno continuare. No, ma lui si è lamentato ieri, ha detto è umiliante che dai box mi abbiano detto di far passare Hamilton, perché cosa ti aspettavi? C'è il fatto che però pure non conosciamo i motivi, però Bottas non l'ha preso secondo la Vettel, Bottas prendeva un secondo da Vettel, verissimo, vero, certo. Ma infatti ti sto dicendo, Bottas probabilmente ieri avrà avuto i suoi problemi, ma hanno fatto bene dal box a dirlo, come nella seconda gara avrebbero dovuto dire a Raikkonen fatti da parte e far passare Vettel. Se non glielo dicono, il pilota non ci pensa a cedere il posto al compagno di squadra, è una cosa del pilota, capito? Ecco perché ti dico, secondo me hanno sbagliato nella seconda gara, perché hanno permesso ad Hamilton di scappare quando avrebbero dovuto dire a Raikkonen fai passare Vettel, è un ordine, e hanno sbagliato ieri, perché per 5 giri Bottas è rientrato, prendeva 2 secondi a giro a Raikkonen, ha fatto subito il giro veloce appena montate le soft, prendeva 2 secondi a giro a Raikkonen, hanno fatto rientrare giustamente dopo 2 giri Vettel, secondo me addirittura con un giro di ritardo l'hanno fatto rientrare, e subito dopo Vettel dovevi far fermare Raikkonen, perché invece ha fatto altri 3 giri Raikkonen, è stato praticamente Vettel che era Raikkonen 14, Vettel 17, dopo 3 giri era Vettel a 12 secondi da Hamilton e Raikkonen a 19, praticamente Vettel gli ha preso una decina di secondi in 3 giri. Allora tu, dopo che hai fermato Vettel, mi devi fermare subito Raikkonen, e Bottas si è preso il terzo posto tranquillamente. E non va bene, questo è un grande errore. Basilio, se tu hai la possibilità, ti vai a rivedere tutti i giri e ti vai a vedere quando si è fermato Bottas. Non ce la posso rivedere, ma non è vero, quello che dice te. Allora. Però ripeto, certe volte, anche perché un pilota, ecco, sai cosa a me dà, diciamo, tra virgolette, perché dà fastidio. Che se un giorno non vince Hamilton, la gara a Bottas la può vincere. E invece qua è cosa, se non vince Vettel, per togliere tutta gli altri. Sembra tra il coro del giugare, sembra che non. Ecco, manca di visto la televisione. Beh, a me non sembra, sì, a me però non sembra che Bottas, se non vince Hamilton, possa vincere. Non mi sembra. No, non mi sembra, perché abbiamo visto quello che ha combinato nel secondo Gran Premio, e addirittura si è girato con la safety car. E abbiamo visto ieri che sì, è arrivato terzo, però c'è l'errore Ferrari e box, perché ripeto, secondo me se fai entrare 3 giri prima Raikkonen arriva prima di Bottas, capito qual è il discorso? Partendo dal potenziale della macchina, che diciamo francamente la Mercedes ancora è un po' più alla Ferrari, Bottas sarà più vicino alla gara del MG Hamilton, uscendo Hamilton, lui essendo libero anche mentalmente, capace che la gara la vince. Vabbè, possiamo dire la stessa cosa di Raikkonen con Vettel, esce Vettel, cioè Raikkonen potrebbe, secondo me questo qui no, è un discorso comunque, loro sono i 2 secondi piloti, e proprio perché ti stai giocando il mondiale dei costruttori, saranno decisivi, perché per la vittoria nel mondiale ormai le cose Vettel e Hamilton, non c'è Verstappen, non c'è nessuno che tenga. Allora, Bravissimo, bravo, ha fatto i primi 10 giri la Red Bull e basta. Se beccato
Sì, lo so, problemi ai freni, lo so, problemi. Certo, no, non andavano perché poi non riescono a essere forti nei giri restanti di gara come Ferrari. Bravissimo, a un certo punto mollano proprio, insomma, le Red Bull si vede che non hanno. Allora, il discorso è questo: ti stai giocando la classifica costruttori, perché, certo. Ed è importante la classifica costruttori, e non puoi fare e non puoi fare determinati sbagli, cioè non li puoi fare. Se Hamilton controlla Vettel e viceversa, parliamo di box, se i box controllano, allora se prima Hamilton e secondo Vettel, la Ferrari guarda quello che fa Hamilton e viceversa. La stessa cosa vale per il terzo e quarto posto, cioè Ferrari e Mercedes si controllano, e fino adesso mi sembra che la Ferrari con Raikkonen ieri abbia sbagliato alla grande, perché ripeto, Raikkonen ieri ha perso 8, 9, 10 secondi su Bottas per questo motivo, e non è possibile, Cioè, no, ma quello sono d'accordissimo con te e condivido la tua idea. Poi che Raikkonen sia meno forte di Vettel non lo mette in dubbio nessuno. Però a me, per esempio, l'uscita di Marchionne non mi è piaciuta. Se è il proprietario della Ferrari, l'uscita di Marchionne non mi è piaciuta, perché sono cose che in privato, anche se sei il capo, Basilio? Sì, anche se sei il capo, sono cose che si dicono in privato, non si dicono in diretta. Io lo so per esperienza, perché sono stato capo redattore, direttore adesso di una radio. Se devo dire qualcosa a un mio speaker, lo dico in privato e non lo dico in diretta, capito Basilio? Che cosa dire? Le uscite di Marchionne sono un po' infelici. Molto infelici, molto infelici. Poteva dirle forse in un'altra maniera, poteva tornare in altro modo. Certo. Però magari già faccia glielo dici, però all'opinione pubblica. Bravissimo. Tipo, ecco, si è sfornato, di dirle, cerca di fare qualcosa, però ecco, sono rimasto un po' così. Allora, senti, invece adesso, vittoria di Vettel alla fine, adesso ci sono questi 7 punti di vantaggio che sono importanti, si guarda alla prossima gara, la Ferrari c'è, deve migliorare un po' in qualifica, in gara c'è Basilio. In gara ci siamo, perfettamente, anche se loro ieri hanno detto, dalle parole di arriva bene, che anche dal punto di vista delle prove hanno dettato... per la gara, sì. Però parliamo di un circuito che bene o male con lunghi rettilinei può pure superare, però già da domenica alla prossima gara, il 30 aprile, il campione di tutti a Sochi, che è un circuito un po' eccitatino, poi abbiamo Spagna che va bene, e poi Monte Carlo sono circuiti che non si supera, perciò dobbiamo esclusivamente per forza almeno una macchina metterla almeno in prima fila. Allora ripetiamo, quindi tra 2 settimane dove si corre? Gran Premio Russia? Durate 3 edizioni nel 2014, e la Ferrari come palmarès ha solo un giro veloce nel 2015 di competenza. Nessuna vittoria è stata opposition. Vabbè, qui però... di investire questa tendenza nel 2017, almeno un'altra vittoria di Vettel. Sì, però hai detto che è un Gran Premio... L'importante è che vince la Ferrari, cioè sono punti che poi Vettel dovrebbe portare avanti. Vediamo allora la doppietta, Raikkonen e Vettel. Allora, quindi comunque è un Gran Premio giovane, mi hai detto 2014. 2014, quindi praticamente si è corso da 3 anni, 3 volte si è corso, poi la prossima settimana ci presenterai questo Gran Premio di Russia. Allora andiamo adesso con ritorniamo a Rosso Vivo, il tuo libro, perché ci parli di un pilota, quindi se hai la possibilità... con la lettera in alfabetico, con la lettera B. Sono 2 piloti che hanno corso poco con la Ferrari. Abbiamo un Robert Bondurant che è del 33, ha vinto il solo Gran Premio con la Ferrari del 75, e poi abbiamo un certo Brooks inglese che ha disputato con la Ferrari la bellezza di ha corso 7 Gran Premi, però lui è riuscito a vincere 2 volte, 2 pole position e un giro veloce. È da notare che Brooks nel 59 ha vinto il campionato di Germania, e l'unica gara della Formula 1, della storia Formula 1, ha disputato su 2 masce, diciamo stabilite prima le 2 masce. Vabbè, quindi questo... Il circuito dell'Austria in Germania nel 59.
Quindi si disputò un Gran Premio addirittura in due manche. Sì, l'unica gara per, perché in Formula 1 si sono disputate gare in due manche, però magari interrotte per pioggia. Per pioggia, certo. E poi certo. Infatti, insomma, dei tempi, tutta questa cosa qua. Ah. Invece questa qua era già prevista anticipatamente su due manche. Ah, penso a te, penso a te. Allora, il Brooks ha vinto su quelle manche, e il circuito del Laos in Germania e a si corre a Berlino. Allora, veniamo adesso a una nuova rubrica che parte da oggi, le domande dei nostri ascoltatori. Vito da Latina ti chiede, visto e considerato che a 14 giri dalla fine Hamilton è rientrato per il cambio pneumatici, uno, se era necessario fare il cambio pneumatici, e due, perché le soft e non le super soft che magari avrebbero consentito di guadagnare più secondi ad Hamilton. Quindi due domande in una. È giusto che Hamilton si sia fermato, la prima domanda, e perché non super soft anziché soft? Allora, la prima domanda rispondo tenendola sempre dal punto di vista del tifoso della televisione, non sto là e non ho, diciamo, un panorama completo sui tempi, tabelle, quello che... secondo me per me è stato giusto, perché lui con le soft a fine gara, 40 giri non le ha mai fatte, fermarsi era, diciamo, quasi obbligatorio, come già avevano detto i tecnici pure della Pirelli durante la telecronaca. Le soft ha detto come ha detto sia come ha detto il portavoce, cioè il direttore tecnico della Mercedes, Toto Wolff, gli hanno preferiti alle super soft, sì, davano qualche prestazione in più, sia sui tempi che per recuperare su Vettel, però ci devono prima. Allora, è Gianni De Vito e non Vito da Latina, quindi ringraziamo Gianni che ci ha chiamato gentilmente. Perfetto, ha mandato... Sicuramente hanno preferito le super delle soft che davano delle prestazioni, ottime prestazioni, però una nota più lunga. E invece le super soft magari poteva fare, invece di fare l'ultimo 16 giri, quanto ha fatto Apple, 14 giri, magari con quei tempi, magari con le super soft le avrebbe fatte 3-4 5, avrebbe guadagnato qualche secondo in più prima, però alla fine doveva scendere, non andati, erano sicuri della sconfitta, però sono andato un po' sul conservativo per quello che succedeva, con le super soft non avrebbe messo forse più tempo e forse si poteva pure superare, però alla fine ecco. Perfetto, quindi... Secondo quello che hanno detto loro e secondo la strategia, secondo me, più giusta che hanno fatto, ecco. Bene. Allora Basilio, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. L'appuntamento è per lunedì prossimo 24 aprile. Parleremo dunque del Gran Premio di Sochi in Russia. Parleremo del Gran Premio, parleremo della pista. Presenteremo la pista perché poi il Gran Premio si disputerà il 30. E salutiamo tutti gli amici ferraristi, in particolar modo quelli associati al Club Ferrari di Ciampino, che sono nostri amici. Perfetto, un saluto alla presidentessa Sara Mazzetti. Basilio, noi ci fermiamo qui, buona Pasquetta ancora a tutti. Allora l'appuntamento, ricordate, con Formula 1 Race e con Basilio Villari è lunedì prossimo, 24 aprile, sempre intorno alle 14.15, 14.20. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buona Pasquetta, sempre Forza Ferrari. Forza Ferrari, grazie. Forza Ferrari, grazie. Ciao Basilio. Ciao Stefano, buona Pasquetta. Ciao a tutti. Explain every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh.